30 gennaio. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Efesini 2, 8 e 9. La fede e le opere. L'uomo, nessuno escluso, è peccatore. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Romani 3, 10. L'unico giusto e perfetto è Gesù. Per quanto l'uomo cerchi di migliorare, di non commettere il male, non riuscirà mai nel proprio intento. Il peccatore necessita di salvezza. La salvezza è stata donata gratuitamente a tutta l'umanità. Non ci sono distinzioni né riguardi personali. Tutti coloro che credono e invocano il nome di Gesù saranno salvati. Romani 10, 13. Il sacrificio della croce è completo, perfetto. L'uomo non deve aggiungervi niente. La salvezza è una grazia che il Signore concede per grazia gratuitamente mediante la fede. Le opere invece sono una conseguenza della fede. Se ami Dio, amerai anche il tuo prossimo, nei confronti del quale userai benignità e non smetterai di fare del bene. La tua fede ti ha salvato, è ciò che Gesù ha ripetuto in varie occasioni a coloro che beneficiavano della guarigione o della salvezza dell'anima. È scritto: credi nel Signor Gesù e sarai salvato, e opererai come conseguenza di ciò che Dio ha fatto nella tua vita.